Привет! Это онлайн-школа итальянского лингу. Я Эдуардо. Я Винченцо. Я Эрика. Вi piacciono gli indovinelli? Oggi ne faremo uno su un oggetto da cucina tipicamente italiano. Questo oggetto si trova in tutte le cucine italiane. Questo oggetto è un oggetto che usiamo molto in cucina e che tutti gli italiani usano. E lo possiamo usare per fare tante cose. Si può utilizzare per preparare sia un primo piatto che un dolce. Io, ad esempio, non posso fare a meno di questo oggetto quando mangio la mia pasta preferita, la pasta alla norma, la pasta della mia città, in Sicilia. È un oggetto piccolino, non molto grande, ma può essere di forme diverse. Questo oggetto non è molto grande. È fatto di metallo ed ha alcune parti in plastica. E possiamo usarlo in maniera diversa. Lo possiamo usare con le mani, ma può essere anche elettrico. Elettrico è più comodo, ma molti continuano ad usarlo sempre con le mani. Io, ad esempio, preferisco usarlo con le mani. Una parte è sempre uguale. Poi il resto può essere un po' rotondo, liscio. Può avere una base, come una piccola pentola con sopra un coperchio, ma non è un coperchio, ecco. È un oggetto che non dobbiamo mettere sul fuoco, però è un oggetto che dobbiamo pulire sempre. Purtroppo non è facile a volte pulirlo. Io, ad esempio, a volte quando lo pulisco metto molto tempo per pulire questo oggetto. Se ti piace cucinare, se ti piace mangiare bene, hai sicuramente questo oggetto nella tua cucina. In un cassetto. Se avete capito l'oggetto di cui stiamo parlando, scrivete la vostra idea, la vostra risposta nei commenti e la prossima volta vi facciamo vedere l'oggetto misterioso. Vi ricordate l'oggetto misterioso dell'ultima volta? Eccoli qui. Questi sono 70 euro e sono diffusi in Italia, molto diffusi in Italia. E che cosa ci puoi fare? Puoi andare al ristorante, per esempio, a mangiare pesce con una tua amica o un tuo amico. Puoi comprare una camicia o una sciarpa. Na si vodnia vsio, a presto!